detto resta così come sei. Assolutamente. Non è facile. Io vorrei migliorare veramente, perché è importante andare avanti. Potrei restare così, fisicamente mi piacerebbe, sì. Anche più giovane, però non si può morire. Due cose vorrei dirvi, o ribadire. L'espressione di questa canzone è meravigliosa, io non lo sapevo. Come non sapevo dell'immagine della mia ordinazione messa davanti alla chiesa e anche quella bella infiorata, molto bella e significativa. Perché ci sono delle persone che fanno le cose di notte e non mi fanno sapere. Però è bello. Quindi la prima cosa, questa casa significa dono dei nostri confratelli, dei sacerdoti, significa comunione sacerdotale. E a questo, lo sapete, lo sanno loro, io ci tengo moltissimo. Se non diamo noi un esempio di fraternità, non possiamo dire le parole, perché le parole non servono se non c'è dietro un contenuto di vita. Poi la seconda cosa che non come poteva essere, il canto quindi ci fa essere molto veloci. Ho visto sulle pareti della chiesa tanti cuori. Io vi prendo la lettera, avete messo tanti cuori che significa comprensione, amore, condivisione, accoglienza dell'altro così com'è, con le sue diversità, perché ogni diversità è un dono stupendo, è una ricchezza meravigliosa. L'ho messo anche sul foglietto che adesso vi daranno come ricordo di questa celebrazione. Vi prego una lettera. Avete messo dei cuori sulle pareti della chiesa, l'augurio è di far diventare sempre di più, lo so che è difficile, questa nostra comunità una comunione. È fondamentale. Questo sia a livello religioso sia a livello politico. Grazie della vostra presenza. È una sorpresa molto bella quest'anno. Il Signore sia con voi. E con voi.